Ieri c'è stato praticamente, è diventato virale il video di un poliziotto che mandava via dalla stazione un migrante. Lei cosa ne pensa? Penso solo che la legge va rispettata. Se il poliziotto ha detto di andare via, lui deve andare via. Altrimenti noi non siamo capaci a far rispettare la legge. Ma che discorsi sono? Manca a parlarne. Tutto cosa fanno? Fanno il loro mestiere. Se ha detto di andare via, vuol dire che ha le sue ragioni. Basta. Chiuso il discorso. Quindi un possibile provvedimento disciplinare nei confronti. Sì, disciplinare, scusi, ma che deve, è assurdo, è fuori di ogni logica. È fuori di ogni logica. Allora io me ne vado a zappare invece di fare il poliziotto, scusi. Dico la verità che i poliziotti sono sottoposti, sono gente che lavora in prima linea, sono sottoposti a uno stress, a una cosa, quindi al limite si può capire. Io non ce l'ho tanto col poliziotto, ce l'ho con chi gli dà ragione, no? Come diceva Petrolini, io non ce l'ho con quello che fisca, ce l'ho con quello vicino che non lo butta di sotto. Il poliziotto fa un lavoro particolare e si può scusare, però non gli si può dire che ha fatto bene, ha fatto male. Poi c'ha tutte le attenuanti di questo mondo, ma ha fatto male. Non si trattano così le persone. Non si dice a una persona tornatene nel Burundi, perché è offensivo. Non sono per buttare la croce addosso a nessuno, perché ovviamente queste persone che stanno sulla strada, i poliziotti così, sono sottoposti a uno stress tremendo e quindi li posso capire, ma dargli ragione no. Quindi non è colpevole il poliziotto, è colpevole chi lo esalta. Ho visto su Facebook che girava in modo virale questo video e sinceramente non ce l'ho fatta a vederlo tutto perché sapevo già che sarebbe stato strumentalizzato questo video. Quindi fanno male vedere queste cose perché sappiamo che le forze dell'ordine fanno quello che possono fare. Queste persone che vengono qua anche loro ricercano una vita migliore. Quindi mi astengo da fare qualsiasi commento. Subirà un procedimento disciplinare. Lei è solidale col poliziotto o col migrante? Col poliziotto? Ma perché stanno subendo un'invasione anche loro, non ce la fanno più a gestire questa situazione, come fanno? Non li possono toccare, non li possono cacciare, non possono fare niente. E questi fanno quello che vogliono loro. Sì, l'ho visto. Cosa ne pensa? A volte la polizia esagera, diciamo, col suo potere. Avrà fatto qualcosa anche di male, però quelle frasi. Quindi il poliziotto ha sbagliato nei toni. E Sì, il modo di fare. il fatto che non sia stata ricostruita tutta la vicenda, ma siano stati ripresi solamente gli ultimi istanti. Questo infatti, poi non sa cosa ha fatto per arrivare a questo punto. L'ho visto. Penso che, visto il ruolo, diciamo, pubblico che ricopre, non avrebbe dovuto lasciarsi andare a certe dichiarazioni. Cioè, comunque rappresentano un pochettino lo Stato loro e non dovevano. Cioè, poteva pensarlo, poteva, ma non doveva dirlo, assolutamente. Una situazione comunque di stress, questo potrebbe essere anche alla base. La situazione di stress ce l'abbiamo tutti, ce l'ho anch'io che lavoro a contatto col pubblico, con i turisti, e anche a me ogni tanto verrebbe voglia di mandarli a quel paese, sinceramente, però non lo faccio, perché comunque il lavoro, sul lavoro una persona deve cercare di mantenere l'autocontrollo, specialmente loro che fanno un lavoro in cui l'autocontrollo è importantissimo, anzi fondamentale, secondo me.